sta? Vinne se la salvisse da Sant'Andrea, l'acqua se funerale. Sai come si chiama la tua malattia? Testa di cazzo. Nel Friuli, terra di confine, incrocio di lingue e tradizioni differenti, Matteo Leotto ambienta la sua opera prima, Zoran il mio nipote scemo. Lo Zoran in questione, ribattezzato Zagor, è l'eredità che una zia lascia a Paolo, pingue per digiorno che appena può molla i fornelli della mensa in cui è stato pietosamente assunto dal nuovo compagno dell'ex moglie per dirigersi all'osteria di Gustino, in un piccolo paese vicino a Gorizia. Timido, occhialuto, strampalato, il quindicenne è un ragazzo problematico che parla un italiano arcaico e non è in grado di vivere da solo. Paolo vorrebbe abbandonarlo, ma quando scopre il grande talento del nipote nel giocare a freccette, pensa bene di sfruttarne le doti. Come dite voi ragazzi? Uno sballo, eh? Un'epifania, eh? A dispetto della sua indole comica, il film non vuole essere simpatico a tutti i costi e riesce quindi ad essere autentico e davvero divertente. Oleotto sfrutta una struttura molto solida con situazioni consuete, proponendole però in maniera nuova e mai banale, grazie ad una sceneggiatura puntuale e senza sbavature e a due protagonisti eccellenti come Giuseppe Battiston e Rok Preznikar. Come Zoran, rifletti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità? Wow. Oh, grazie!